Buongiorno, benvenuti al castello di Verrazzano. Prego. Questo è il castello dove è nato il navigatore Giovanni da Verrazzano, lo scopritore della baia di New York. A New York infatti c'è il ponte che è dedicato a lui. Vedete il giardino rinascimentale, molto caratteristico. Questo è il ritratto del navigatore Giovanni, lo scopritore. Immaginate che in quel periodo abbiamo conosciuto anche cose che hanno rivoluzionato la cucina, la patata, il pomodoro, il peperoncino, tante cose che veramente hanno portato alla cucina europea una rivoluzione. Qui siamo nell'archivio storico. Qui tutto parla di storia, tradizione, ed è chiaro, capite bene, che alla fine anche i nostri vini sono molto tradizionali, respirano questa atmosfera e noi la interpretiamo in questo modo. Qui vedete proprio i nostri vigneti. Siamo nella zona nord del Chianti, davanti là abbiamo Firenze, che si vede quando il tempo è così chiaro. Vedete la terra bianca, è una argilla calcarea, i terreni sono molto calcarei, ma con queste pendenze riescono a mantenere questa freschezza, questo tono, okay, che va a compensare la potenza. Quindi a Verrazzano c'erano dei vini molto equilibrati e molto caratteristici, basta leggere il paesaggio. In cantina in questa stagione troviamo il Trebbiano e la Malvasia ad appassire per fare il vin santo, il nostro vino passito, così le controlliamo anche un po'. Quest'anno sono veramente, veramente sane. Guardate che bellezza. Questa è la mappa della proprietà e come vedete i vigneti sono tutti circondati dal bosco e questo ci permette molto bene di fare agricoltura biologica. Tutti i nostri vini sono biologici. Entriamo nelle cantine di invecchiamento. Le cantine sono tutte scavate sotto il castello e praticamente permettono al vino di stare al riparo dalle escursioni termiche e dalla luce. In ogni botte c'è la sua carta di identità del vino. Vedete, c'è scritto naturalmente Chianti Classico, biologico e soprattutto l'annata della vendemmia e la vigna, Querciolina. Questa è la vigna dove il Sangiovese di Verrazzano è più prezioso, è la vigna del Sassello, la vigna della nostra gran selezione. Naturalmente il vino che invecchia va controllato periodicamente e... È molto duro questo lavoro, sì. Ottimo, ottimo. Ogni tipo di Chianti Classico qui a Verrazzano ha naturalmente il suo periodo di invecchiamento, 12 mesi in classico, 18-24 mesi la riserva, di più la gran selezione. Qui siamo nella sagrestia dove i vini invecchiano in bottiglia. I vini di Verrazzano invecchiano bene molto a lungo, quindi abbiamo questi vini straordinari dopo 15, anche 20 anni, perché c'è questo equilibrio tra tannicità, freschezza, che li rende molto, molto adatti a questo. Ora stappiamo i vini guardando l'etichetta, perché Castello di Verrazzano, ma la parola castello significa su un vino che è prodotto col 100% delle uve da vigneti tradizionali della proprietà. Ecco, qui abbiamo il Chianti Classico, la riserva e la gran selezione. La gran selezione dalla vigna Querciolina, la vigna del Sassello. E qui c'è tutta la tradizione, okay? L'equilibrio. Il Sangiovese, beh, insomma, si può essere contenti. Ora, un po' di olio per salutare i nostri amici. Olio naturalmente biologico e DOP.
Salute, salute e cin cin dal Castello di Verazzano.